Il recupero dei beni monumentali ad Agrigento e in particolare dell'antica Porta di Marre e la seconda metropolitana pedonale urbana in città venerdì prossimo 7 giugno con raduno alle ore 18:30 nelle piazzale antistante il monastero di Santo Spirito. Ascoltiamo in proposito il presidente Confecommercio Francesco Picarella e poi Andrea Barbera del gruppo Agrigento 2030. Ad Agrigento si avverte sempre più la necessità, l'opportunità di procedere al salvataggio, al recupero di alcuni beni monumentali, in particolare la Porta di Marre. Francesco Picarella, presidente Confecommercio Agrigento e Sicilia. Sì, diciamo che questa necessità si avverte anche perché i beni archeologici e monumentali sviluppano economia sul territorio e quindi il fatto che con la prima manifestazione di Agrigento 2030 abbiamo ridato materialmente luce, in questo caso a Porta di Marre, naturalmente abbiamo già raggiunto quello che è uno dei nostri obiettivi, proprio ridare luce a quelle che sono le opportunità del centro storico di Agrigento. Fortunatamente questa attività è stata ripresa in maniera egregia dall'artista Franco Fasulo, che ha fatto un appello che come Confecommercio naturalmente abbiamo preso al volo e abbiamo fatto immediatamente richiesta al soprintendente proprio per un incontro per cercare in qualche modo di rendere fruibili questi beni. Ci fa altrettanto molto piacere che questa luce che abbiamo acceso a Porta di Marre abbia risvegliato anche le coscienze di altre associazioni, di cittadini che si sono anch'essi attivati affinché ci possa essere questo appunto risveglio del centro storico. E quindi dico benvengano tutte queste attività e naturalmente non saranno le uniche che faremo. Ad Agrigento, dopo il successo di venerdì scorso, 31 maggio, venerdì prossimo sarà riproposta per la seconda volta l'iniziativa della metropolitana urbana pedonale da parte del gruppo Agrigento 2030, l'iniziativa intitolata Muovi AG. Andrea Barbera. Sì, questo sarà il secondo appuntamento della metropolitana pedonale urbana, questo modo innovativo, una visione diversa che stiamo cercando di dare al centro storico. E questa volta la linea sarà la linea metropolitana del Serpot e del Barocco. Quindi andremo a vedere tutti quei siti di interesse che appunto trattano questo tema, sempre con a capo la nostra guida Marco Falzone, che ci guiderà e ci illustrerà quello che andremo a vedere durante il percorso. Dopo il notevole successo che abbiamo ottenuto nella prima edizione con quasi 200 persone al seguito, la prossima linea sarà appunto quella del Barocco e del Serpotta, che partirà però non da Porta di Ponte ma dal monastero di Santo Spirito. Alle 18:30 con il raduno. Sì, l'appuntamento è alle 18:30 nella piazza del monastero di Santo Spirito, da dove partiremo fino ad arrivare come destinazione finale alla cattedrale di San Gerlando.